Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, mega shopping, come vedete, un pacco enorme che non posso tirarvi su, ma lo vedete in anteprima. Ho speso 200 e qualcosa di euro su Shein. Ho fatto praticamente, cioè, uno shopping della Madonna perché alla fine... Mi piaceva questo, mi piaceva quell'altro, mi piaceva di là, su e giù, e allora alla fine ho detto, vabbè, ok, tanto ogni tanto lo faccio e ogni tanto spendo anche di più. Però questa mi sembra che è la prima volta che spendo così tanto. Comunque, quasi 200 euro. Sono arrivati due pacchi, uno è quello bello grande che vedete qua e l'altro quello piccolo che ho già aperto per vedere che cos'era. Vi faccio vedere prima quello piccolo che già ho aperto. E vi faccio vedere che cosa ho preso. Io non so, talmente gli piacciono le scatole che i miei gatti devono salire sola a scatole enormi, specialmente lui. Iniziamo da questi. Ho preso questi, che dovrebbero essere 8 pezzi per il frigor. Da appoggiare nel frigor, così almeno non si sporca il frigor. I prezzi non me li ricordo, per cui o se mi ricordo ve li lascio qua o ve li scrivo sotto, cioè sotto qua di qua, non lo so, non me li ricordo. Comunque, questo sia per me che mia mamma, io ne ho presi 8 perché così sono più comodi per far sì che pulisci il frigor, cioè pulisci il frigor ma non si sporca, per cui ho preso questi. Io adesso qua, scusate il casino, ma sentirete i gatti che fanno casino. Invece in questa praticamente è uno specchio, non so se si vede, che si incolla sul muro e c'è scritto home con la casina. Io adesso non lo apro perché poi lo metterò su. Vi farò vedere come verrà. Non vi spoilerò niente, ma comunque ho comprato. Cioè, non mi metto la foto qua vicino dove c'è lui, perché non voglio spoilerarvi niente. Voglio farvi vedere poi quando lo metto da qualche parte. Devo capire dove. Solo che l'ho visto, mi è piaciuto, ho detto, ma vediamo. Anzi, lo apriamo per vedere solo sopra, per vedere se io dovrebbe fare già specchio, perché ad esempio vedi, sì, in teoria fa da specchio, devi solo levare via. No, 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 non puoi iniziare così però, comunque questo qua è da specchio, è una E perché c'è home, comunque questo qua. Ma non vi spoilerò. No, budino, non lo devi rompere. Non so perché, ma ci piace. Gli piace giocare con queste cose. Mettiamolo via, se non me lo rompe. Perché è facile che me lo vuole rompere. Piace tutto. Specialmente lui che gli piace rompere le scatoline. Dove la forbice è qua. Se ti sposti, mi fai aprire il pacco. Aspetta. Poi ci metti pure tu, sei piccolino. Sarà facile aprire questo pacco perché, come vedete, mi disturbano gli spettatori. Riuscirò a fare un video corto? No, mai, non riuscirò mai a fare un video corto. Wow, quante cose che ci sono qua dentro. Direi che ho fatto tanti acquisti, allora, un po' utili, un po' la cazzo, nel senso che li ho presi perché volevo provarli e fare qualche video in più, perché se no non sapevo che cosa fare. Allora, iniziamo con quello che mi capita. Ho preso questi che dovrebbero essere 20 paia di calze. È la prima volta che prendo le calze. Comunque sono 20 paia di calze così, sono molto leggere, secondo me va bene anche per queste, sì, sono molto leggere, sono fatte così a cuoricini, le ho presi tutti i colori,
ho detto li provo a prendere, dato che costavano poco, adesso mi ricordo, forse, mo dico una cagata, meglio di no, comunque questi, e per provarli. Ma si può lavorare con questi gatti? Prima che mi faccia cadere il cellulare, una fortuna. Allora, comunque, questi, non mi ricordo i prezzi, comunque 36 e 39 ho preso, perché io porto il 39 e non li lavo, perché tanto poi li metto a lavare tutti questi. Poi, questo, mo che cos'è questo? Bene. Bella domanda. Non so che cos'è, è un tubo che ho un po' di paura ad aprirlo perché non mi ricordo cos'è. Prima o poi spaccheranno qualcosa. Sono tutti qua. Ovviamente sto registrando in sala perché... Allora, se riesco ad aprirlo, capiamo a capire che cos'è. Ora vi dico che lo spacco. Ah, forse ho capito. Vediamo se riesco. Ok, forse ho capito. È arrotolato, per cui sarà difficile farvelo vedere. Praticamente è adesivo. Lo apro un pochettino, ma non lo apro tutto tutto. È adesivo. Sono due, ma no, sono di più. Ok. Questo sarà un bel lavoraccio, cioè un bel lavoro che dovrei fare bene, ma proprio bene. Si appiccica sempre sul muro, è un albero con le foglie e i quadretti dove praticamente tu poi metti appiccicato sì, le foglie, le foto. Allora, da così sembra, non si è capito bene. Però anche questo non vorrei spoilerare niente, perché così almeno quando riuscirò a far vedere mezza casa, magari, vi faccio vedere, o almeno, forse nel prossimo vlog, vediamo. Vediamo, allora, se lo volete nel prossimo vlog, vi faccio vedere tutte queste cose a pezzi, nelle clip, per farvi vedere come sono. Oppure dovete aspettare fino all'home tour della casa, che potrebbe essere l'anno prossimo. Per cui non lo so, ditemi voi cosa, se volete vederlo subito oppure no. Poi, questo è per cambiare. Vediamo, iniziamo da questo che non so che cos'è. Oh, questa confezione qui c'è dentro. Io poi non mi ricordo neanche cosa ho preso. Dopo, ci ho messo una settimana, mi sembra, dopo controllo, credo. Più di una settimana perché ho avuto problemi con sto corriere, però beh, comunque una settimana. Che bello morbido! Questo è per no, vabbè, se sapevo ne prendevo altri. No, vabbè, è per i capelli. Quando hai i capelli bagnati, li leghi e li tiri su con questo. Metti qua, cioè di Tom e Jerry, ovviamente con l'etichetta, cioè. È morbidissimo. Voglio vedere poi quando lo metto a lavare cosa succede, perché qua non c'è scritto neanche come lo devi lavare. Credo normale. Vedremo come va a finire. Se è buono di qualità anche in lavatrice, allora ne comprerò altri, che ce n'erano talmente tanti diversi che, cioè, non avevamo detto ne prendo uno perché non si sa mai. E allora ho preso questo che è proprio uno. Troppo bello per i capelli, per asciugare appunto i capelli o tenerli su. Di solito questi io li uso per, come si dice, per quando fa freddo, che non c'ho voglia di stare col fono, infatti risparmio anche corrente, non c'ho voglia per usare il fono, allora prendo questi e me li metto sui capelli e poi si asciugano da soli dopo un po'. Poi questo invece dovrebbe essere quello per, mi sembra, per il lavandino, sotto il lavandino, per organizzare sotto il lavandino, perché
dato che ho tanti prodotti, e allora ho detto, allora proviamo a vedere come. Senza disfare tutto, allora da vedere sembra bello duro, nel senso che anche se è di plastica, cioè il materiale è bello duro, non è proprio plastica che si può rompere. Lo devo montare, un ripiano sia sopra che sotto dove metti i prodotti, e voglio organizzare appunto sotto il lavandino con tutti i prodotti che ho belli messi bene. Per cui l'ho preso bianco, ma forse c'era un altro tipo. Adesso cade tutto. Per cui ho preso questo, che monterò appena posso. Ed è fatto così. Non so se si vede. Così comunque. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma ovviamente vi lascerò il prezzo. Invece questa era la cagata che volevo provare, ma non mi serviva. Ma volevo provare uno per il video e uno per vedere se funziona. È una mini lavatrice che praticamente si lavi i vestiti, per cui te la puoi portare anche in giro. E appunto voglio vedere se funziona. Io apro tutto perché diretta. L'ho presa verde perché era in promozione, costava sui 24, ma gli altri costavano sui 30 e passa. Ovviamente va montata, è verde ed è fatta così, va montata, per cui adesso, per non far durare troppo il video, stringo, vado più avanti perché ci sono tante cose da far vedere. Poi ho preso questi che pensavo che era uno, invece sono tre, dovrebbero essere, sono tre, che sono quelli che metti, ve li ho fatti vedere anche l'altra volta, mi sono trovata bene, però quelli erano di plastica, questi invece hanno la retina. E questo va bene per la doccia, perché così almeno i capelli non vanno dentro, diciamo, lo scarico, il tubo. E stessa cosa per il lavandino e per il rubinetto. Per cui ho preso questi qua, credo 80 centesimi, non mi ricordo. Proverò anche questi e vi farò sapere. Ovviamente sempre nei vlog, perché non è che sia il massimo. Poi questo, no, partiamo da questo. Ah, questa non la apro. È la scarpiera, anzi però lo devo vedere che colore è, perché non ho scelto il colore. È una scarpiera per l'estate, ho detto, ne prendo a tutti i pezzi e poi volevo ovviamente finire di comprarla, se per caso va bene, che mi piace. Non riesco ad aprirla, è nera, non so se si vede, ma è fatta così, nera, sì, è aperta. Ma non era chiuso, boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque, prossimo vlog vedete la scarpiera. Comunque dovrebbe essere così. E questa è la scarpiera per le scarpe, perché non ce l'ho, però di sicuro è piccola. Cioè, voglio vedere se va bene negli angoli. Se no, la userò per il balcone. Chi se ne frega. Tanto. Spero che non cade niente. Oltre al budino che mi sta facendo impazzire, allora, poi, ho preso questo per i gatti, che è quello che si ricarica, no? Che ricarica e lo fa andare in giro. Bianco me l'ha dato. C'erano anche altri colori, ma non potevi scegliere il colore, e ho preso questo per i gattini. Ho detto, lo provo, vediamo se va bene, tanto... Sì, per chi me lo chiede, perché ha visto l'altro vlog... Per adesso ho tre gattini, ma in teoria due vanno via, ma uno me lo tengo. Questo abbiamo deciso così, perché poi alla fine ho pensato, quattro erano forse un po' troppi anche da gestire, e alla fine abbiamo pensato di tenere solo uno.
Gli altri due dovrebbero andare. Allora, uno sicuro il 100% va via. L'altro, quello nero, non lo so, speriamo. Se no, sarà difficile. Ah, infatti, ne ho presi altri che sono questi. Che sono più di 8 pezzi, perché uno per mia mamma e gli altri sono per me. Io ho il frigo grande, lei, vabbè, è quello piccolo, però sono comodi perché così si sporca qui, tiri su, lavi questo e il frigo non è sporco. Ovviamente sì, va anche pulito. Ho una volta al mese per rinfrescarlo, basta. Però più o meno, cioè. E poi ho preso questi qua che mi piacevano. Li ho visti, ho detto, ma forse sono carini. E ho preso questi gattini, sempre dove si attaccano, come si dice, sulle prese, sopra le prese. E dato che ho un buco che non mi piace, quasi quasi con questo lo spiccico sopra e non dovrebbe vedersi. E si vede il gattino proprio su. Ah, forse si illumina, non sono sicura, ma dovrebbe illuminarsi. Per cui, boh, spero che va bene, ne vale la pena. Tanto vi farò vedere comunque, ovviamente, vi farò vedere sempre in un vlog, nelle clip. Poi, mamma mia, tante cose ho preso. Questo, e non so cos'è. Oh mio Dio. Questo è per il giardino. Ora dentro qua ma manca un pezzettino. Cioè questo no. Manca un pezzo. Il pezzo di sopra. Questo si attacca al giardino, si infila sul giardino. Ed è quel come ho preso su Temu. Però questo l'ho preso che si illumina. Ne ho presi due. Per sicurezza, solo che il problema è che questo dovrebbe essere uguale, perché in teoria dovrebbe essere uguale. Scusate se questo video durerà tanto, ma infatti questo è uguale, ma ovviamente dovete capire che non ci sto capendo niente. Questo che cavolo è? Questo non so se è uguale che l'altro. Ci sono tutti questi. Questo pezzo qui, ma cos'è sta roba? Non ho capito. Boh, questo pezzo non ho capito, per cui direi di metterlo da parte quando poi capisco che cos'è, magari. Comunque questo devo trovare l'altro pezzo sopra, perché dovrebbe forse esserci, perché scusa, se non c'è il coso. Spero che c'è, perché se no non serve, cioè sì, serve per il coso, ma vabbè. Poi prendo questi, che sono dei tappetini da mettere tipo la macchinetta sopra del caffè, perché così almeno non si sporca, oppure se ti cade l'acqua, se ti cade il caffè, questo lo assorbe e diciamo che dovrebbe essere utile. In teoria. Ah, sono due, non sono due. Comunque questo. Boh, in teoria lo dovrebbe assorbere, comunque non lo so, vediamo. Anche questi costavano di meno. Questi qui. Questi sono due. Uno e due. Sono due.
Poi ho preso questo che è il gioco per i gatti, che ovviamente dovrebbe attaccarsi al pavimento. Ah, ok. Questo è quello che si attacca sul pavimento, poi vi farò vedere anche questo, che è una piuma dove loro ci giocano. Non lo so, costava poco, ho detto, ma sì. Qui c'è il campanello, adesso faccio venire tutti qua. Meglio di no. E niente, per cui ho preso anche questo qua, che costava di meno. Poi questo. Ah! Non so che cavolo era. Questi sono i cuscini, meno male sono arrivati i cuscini per la camera. Ci metto la federa sopra, mi servivano questi qua belli, belli robusti, belli, belli gonfi. Sì, beh, la qualità non è il massimo, però ne ho presi due. Ne ho presi due, che sono tutti e due. Vabbè, non li apro perché, anzi, è già aperto. Comunque, due cuscini normali per la camera, perché così almeno sono a posto. Poi questo dovrebbe essere, in teoria, il pezzo che mancava. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo se riesco ad aprirlo. Sì. Come li apro io? Qui non li apre nessuno. Vediamo. Riesco a non spaccare. Infatti mancava. Adesso mancava qualcosa. Ok. Però non apro neanche quello perché tanto sono uguali. E vi stavo dicendo che mancava questo. Ma scusa, ma quello nero, ma che cavolo è quello nero? Ma boh, vabbè, comunque questo sì, col solare, con il sole, si ricarica ed esce qua le luci che si illuminano. Quello che avevo comprato da Temu, però questa volta l'ho comprato che si attacca qua così, per farvi capire. Quello che si, appunto, se questo è così, quello che è così allora? Mi viene un dubbio. Comunque sono due, in teoria sono due. Proviamo a vedere anche questo per sicurezza. Questo qua è uguale a quello di prima, ovviamente. Voglio capire che cos'è quello lì o che hanno sbagliato. Però a me sembra un po' strano, ma non riesco a capire che cos'è. Poi ho preso questo che è sempre un adesivo, però va attaccato non mi ricordo dove, come sempre. Comunque, credo anche sul muro questo, pure sulla finestra, se non mi sbaglio, un'impronta tipo gatto cane con il cuoricino. Mi piaceva, ho detto, prendiamo. Tanto costava pochissimo e ho detto, ma sì. Per ultimo, in teoria, perché lo scatolone è finito, facciamo danni. Questo era lo scatolone enorme, oppure il telefono. Grazie. Ok, apriamo questo. Non so che cos'è. Legnettino da mettere sopra, cinese. Ah, questo ti dice sale, pepe, però praticamente in inglese e in cinese. E invece quello che ho preso sono questi, però sembrano più grandi, sono un po' piccoli, sono molto piccoli. Oh, ve ne faccio vedere. Madonna, mi stavo cadendo. Ve ne faccio vedere uno per farvi capire. Ci sono qua i cucchiaini, sono tre, che però non li userò mai di sicuro, dove ci metterò il sale, il pepe e lo zucchero. Pepe, sale grosso, sale fino e il pepe. L'ho visti nella foto, mi piacevano, ho detto, erano però più grossi, cioè in senso dalla foto, in marmo. Sembrano carini.
e ovviamente poi resteranno così, per farvi capire. Sono tre, però non li apro tutte e tre, ve le farò vedere poi in un vlog. E sono così. Sembravano più, come si dice, più grandi. Invece sono piccoli. Invece quello che ho preso prima, che in teoria è questo, è, adesso ho capito, non riuscivo a capire che cavolo era. Questo si attacca in cucina così agli adesivi, che è questo, e con questo adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Ci sono i ganci che non avevo capito, vediamo se riesco a capire se si mettono così. Praticamente è così, non so se si vede. Questo è un gancio che praticamente lo metti sulla cucina e dovrebbe stare su quando metti, non so, tipo i cucchiai, quelli da girare la pasta, eccetera. In teoria è questo. Pensavo più carino, però è bello, bello resistente, bello duro. E questi sono tutti i ganci. Ovviamente è tutto da montare. Però non riesco a capire quello che cosa c'è. Questi qua. Questi non riesco a capire. Perché se quelli piccoli sono arrivati, questo qua l'ho preso normale. Devo andare a vedere le foto, o tantomeno l'ordine, perché non riesco a capire. Perché in teoria questo si lega qui, fa così e dovrebbe starci su il vaso. Io non riesco, non mi ricordo se ho ordinato solo questo per mettere sui vasi. Probabile che non me lo ricordo, perché quegli altri due hanno già il supporto. Non riesco a capire. Comunque ho fatto casino dietro, voi non lo, cioè dietro, sì, voi lo vedete poco, però ho fatto tanto casino. Tutte le scatole ovunque, tutto aperto. Quando riesco metto tutto a posto, monto tutte queste cose, poi in un altro vlog, nelle clip, vi farò vedere, almeno che non volete vedere appunto tutte queste cose quando finisco di arredare e fare tutta la casa. Calcolate che non ci sono ancora i mobili, calcolate che il bagno è ancora da rifare, per cui ci vuole un pochettino, non so se ci vuole un altro anno per fare tutte queste cose, probabile, anche perché è difficile fare tutto insieme. E niente, questi sono stati gli acquisti un po' pazzi, però molto utili, perché adesso mi servono, vediamo. Devo andare davvero a vedere la... Perché boh, sembra che manca qualcosa. Non riesco a capire cosa. Ah, la recensione della lavatrice, quella mini, ve la faccio vedere in un altro video, a parte, ovviamente, così almeno la testiamo, la proviamo insieme, perché ho visto che vi piacciono anche questi video qui. E vediamo se vale la pena, ve lo dico. Se no, vi dico no, meglio non spendere 30 euro per niente. Io l'ho presa. Ovviamente, non so quanto la userò. Vediamo. E sì, sto video è durato fin troppo. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi è piaciuto questo shopping enorme. Ah, prima volta che spendo così tanto. E fatemi sapere se anche voi avete comprato queste cose, se non so, se volete vedere qualcosa in un prossimo video. O boh, comunque vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, che li vedete sempre le cose prima che pubblico i video su YouTube. E poi vi lascio anche il mio canale WhatsApp, anche lì vi faccio vedere le cose che faccio, anche un po' private, per cui metterò i video, le foto, tutto sul canale di WhatsApp, per cui vi ho lasciato giù il link sempre in tutti, ogni volta che pubblico un video vi lascio sempre il link del canale di WhatsApp, così voi potete vedere, ma non potete parlare con me, perché potete solo mandare un emoji per far capire a me che siete, diciamo, presenti. Non mi vengono mai le parole. E niente,
tutte queste cose poi ve le farò vedere più là. Detto questo, credo che ho detto tutto. Se vi piace questo video e ne volete altri, un like, un commentino qua sotto e iscrivetevi al canale, sia questo che quell'altro nuovo che ho appena fatto da pochi mesi, che vi lascio qua, così almeno lì per il momento ricette eccetera. Però stavo pensando che quasi quasi farò anche qualche assaggio, dato che mi avete dato qualche idea nell'altro video, che mi avete scritto qualche consiglio. Quasi quasi nell'altro video faccio anche qualche assaggio, così non resta il canale troppo, diciamo, fermo. Detto questo, ho parlato fin troppo, il video è durato fin troppo. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati qui con me. Ciao!